Prende il via ufficialmente la nuova stagione, presidente Marchesani, sarà Serie B di eccellenza con uno nuovo staff e rinnovate ambizioni. Ma come ho detto in conferenza stampa, lo staff è nuovo, sicuramente sarà una squadra allestita per centrare subito l'obiettivo playoff e quindi un campionato di alta classifica, anche perché abbiamo un pubblico importante e quindi si aspetta tanto da questa società, da questa formazione, quindi sicuramente noi ci faremo trovare pronti per disputare un campionato di ottimo livello. La scelta dell'allenatore? L'allenatore, come ho detto prima, lo stavamo seguendo, è un allenatore che ha fatto molto bene a Fabriano, un allenatore giovane che rispecchia un po' il modo di giocare a quelle che sono poi i pensieri della società, e abbiamo scelto coach Aniello appunto per questi motivi. Mercato? Mercato al momento abbiamo 5 giocatori firmati, contrattualizzati. Ci può dire qualcosa? Ma i nomi usciranno, come ho detto prima, da lunedì, però qualcosa già sapete, quindi qualche nome come Del Testa, Paesano, piuttosto Cena, che Cena o Gabriele Berra hanno firmato, ce n'è un altro che è stato il miglior realizzatore, ha avuto una delle medie più alte in Serie B. E quindi si lotterà per vincere? Si lotterà per un campionato di alta classifica. Daniele Aniello, intanto in bocca al lupo, benvenuto in Abruzzo, nuova avventura a Chieti, con quali obiettivi? Intanto viva il lupo. L'obiettivo è riuscire a costruire adesso e creare un gruppo e una squadra che possa competere per fare un campionato di alta classifica. Con 5 nuovi acquisti, già detti dal presidente Marchesani, più un sesto che potrebbe arrivare da Udine, argentino, insomma, ci sono tanti belli ingredienti. Sì, adesso in questo momento è fondamentale riuscire a incastrare bene le caratteristiche tecniche e umane e riuscire a costruire un gruppo che poi sappia anche competere, quindi non un gruppo tale solo sulla carta, ma in grado anche di sporcarsi le mani. Che basket vedremo con coach Daniele Aniello? Chiaramente dipenderà poi dagli ultimi acquisti, perché ancora dobbiamo continuare a muoverci sul mercato. Più che nello specifico, a me piace avere una squadra che possa trasmettere un'energia positiva a chi ci guarda e trasmettere energia positiva anche a noi stessi. Questi sono due obiettivi che assolutamente dobbiamo centrare prima possibile, già durante la preparazione. Chiudo così con una battuta che magari potrebbe farla arrabbiare, però magari dà la carica per l'anno prossimo. Se dico lui, sei ancora arrabbiato? Tantissimo, tantissimo. Cioè, il nervo è scoperto. Bocca al lupo. Crepi.